Idee e progetti per cambiare l'Italia. Da Mario Monti a Silvio Berlusconi, da Gianfranco Fini a Nichi Vendola, da Antonio Ingroia a Giorgia Meloni. ADN Cronos Confronti ha fatto parlare i protagonisti della politica, i candidati premier, raccontando la campagna elettorale giorno dopo giorno, con interviste in diretta negli studi TV del Palazzo dell'Informazione. Qui ci vuole una forza in grado di guidare il Paese e di promuovere lavoro, sviluppo economico e giustizia sociale. Questa forza è il centro-sinistra, il Partito Democratico. Spaziamo via Monti, Casini e Fini che non fanno il 10%, gli italiani si regalano un sogno, li lasciano a casa. Votino anche Vendola, qualsiasi cosa, Ingroia, Grillo, basta che non ci sia il partito tedesco. E non esiste il patto con Monti, c'è un centrosinistra nuovo, il cui leader è Pierluigi Bersani e il cui programma è quello che abbiamo sottoscritto con la carta di intenti. Quello che noi diciamo agli elettori, massicciamente appoggerete Rivoluzione Civile, creerete le condizioni perché il PD, anche se non vuole, sia costretto, diciamo così, a guardare a noi. Una piattaforma multimediale che ha portato la politica nelle case degli italiani, proponendo una formula originale per l'informazione con le dichiarazioni dei leader in tempo reale sulla web TV, sul sito internet IGN, sui social network, nella rete news dell'agenzia di stampa ADN Cronos e nel palinsesto digitale satellitare di oltre 130 emittenti televisive locali da nord a sud del paese. No alla sinistra, no a qualunque governo tecnico che hanno portato disoccupazione, tasse, disuguaglianza e quant'altro. ADN Cronos Confronti ha soprattutto permesso di chiarire le posizioni e gli schieramenti, suscitando dibattito e approfondimenti. In questo spazio Mario Monti ha sfoderato un attacco a tutto campo contro PD e PDL. Se gli italiani votano ancora una volta Berlusconi, il problema non è lui, ma siamo noi italiani. Poi le parole forti del leader di Scelta Civica, destinate ad aprire un fronte anche con il PD, quando Monti ha spiegato che a parte negli europei del calibro di Angela Merkel una vittoria del centrosinistra non sarebbe gradita. Berlusconi sa benissimo che la Merkel teme l'affermarsi di partiti di sinistra in Europa, soprattutto in un anno elettorale per lei. Il PD fa parte della famiglia di sinistra in Europa. Non credo che abbia nessuna voglia di vedere il PD arrivare al governo in Italia. Monti ha commesso una gaffe clamorosa. Ha parlato a nome del cancelliere tedesco e sono cose che non si fanno. Sotto i riflettori i grandi temi della battaglia per la guida del paese, dall'IMU alle politiche per uscire dalla crisi. Al primo posto vorrei una legge sul conflitto di interessi. L'ultima cosa da fare è quello di fare i condoni e le amnistie. Questo paese ha bisogno di quelle cose che Monti ha cominciato a fare col sostegno dell'Unione di Centro in Parlamento in quest'ultimo anno e che ora devono essere portate avanti. Ospite di ADN Cronos Confronti, Berlusconi ha lanciato la riforma del fisco e promesso la riduzione delle aliquote. È una riforma fiscale importante quella che si deve fare. Dentro questa riforma fiscale è sempre per noi un obiettivo quello delle due aliquote al 23 e al 33%. Mentre davanti alle telecamere Gianfranco Fini ha liquidato così il sorpasso sul centro-sinistra annunciato dal Cavaliere. Credo che abbia messo la freccia a destra, nel senso che si ferma sulla corsia di emergenza. No, non mi preoccupa, nel senso che non credo che ci sia alcuna possibilità per Berlusconi e per la Lega di vincere queste elezioni. Se sciaguratamente vincesse Berlusconi, uno può farsi il film di cosa accadrebbe nel mondo, in Europa, in Italia. Mi sembra quasi un film di fantahorror. Essendo sinistra vincerà anche al Senato, non c'è dubbio che è così, perché ci sarà un effetto trascinamento. Ma la partita si gioca lì. Sono i fatti che stanno dimostrando che il progetto di Monti non ha una sua prospettiva vincente e autonoma. Voglio governare la Lombardia per tutti i lombardi, ma neanche per quelli che mi hanno eletto, per tutti. E per fare questo voglio lasciare la responsabilità di un partito politico, della guida del partito, che è uno dei partiti della coalizione, ad un altro. Chi sarà lo deciderà il Congresso federale. ADN Cronos Confronti ha aiutato i cittadini a comprendere l'offerta politica e orientarsi al voto. Un format di successo che guarda al futuro dell'informazione.